praticamente adesso delle asole in Dyneema, le inseriamo dentro all'elastico e poi faremo la legatura, quella classica, per ottenere praticamente degli elastici privi di ogiva articolata o di agiva in metallo, ma solo in, diciamo, intrecciato, in fibra multifilare, in questo caso in Dyneema. Io proprio più semplicemente bagno l'elastico con la saliva per inserirlo dentro, basta far così, si inserisce. Poi prenderemo l'altro capo, faremo la stessa cosa. Ci vuole uno strumento a punta per Sì, ma diciamo che con quello, questo è nato apposta, e usando una sagola da 2-3 mm viene bene, si fa tranquillamente. Quanto deve andare dentro? Diciamo circa 1,5 cm. Poi una volta che si va a tirare il nodo si va in automatico. Poi una volta che è dentro? Una volta che è dentro passeremo a fare la legatura. Faremo praticamente un nodo parlato, poi faremo un mezzo collo a salire e uno a scendere. Adesso ve lo faccio vedere. La legatura non la fai col Dyneema? No, preferisco farla col nylon ormai da qualche anno, perché è molto più idrodinamica, dà meno problemi, e con un nylon così da 120 si fa tranquillamente. Ecco, fai vedere il nodo, fai un parlato. Parlato, che ci creiamo un parlato sopra il nodo della sagolina. Certo. Noi dobbiamo il nostro parlato va fatto, diciamo, a valle rispetto al nodo. Se vedete la protuberanza rimane qua circa mezzo centimetro sopra. Poi semplicemente o facendo un'asola o tirando con le pinze si fa tenere, o tiene solo l'elastico. Si prende così. Quindi chiudi il parlato. Sì, io vado a tirare il parlato. Bagno. Va sempre bagnato, eh? Il nylon, sì, perché il nylon sì. Praticamente poi si va a tirare. E rimane praticamente tirato. Purtroppo io sono abituato a non lavorare con me. Allora. Poi fai un'asola? Sì, faccio un'asola per tirarlo di più. Sono abituato a lavorare tirando. Facciamo così, tieni così Beppe, grazie. Ma no, non serve che tiri tanto, praticamente per chiudere, far camminare. Quindi è il parlato, eh? Sì, sì. Tu porti il parlato alla massima tensione possibile. Sì, sì. Facendo così leva le pancette dell'elastico e rimane chiuso perfetto. Va a zero. Praticamente si chiude, il nodo viene piccolissimo, poi andiamo a fare un mezzo collo a camminare, si sente il tac, ok, molla, si fa un mezzo collo a scendere, dall'altra parte, quindi dall'altra parte, opposto, certo, rispetto al primo, metti col pollice, ecco, si sente il tac, una volta che è fatto il così tac è fermo, significa che è entrato che dentro, il nylon è entrato all'interno. Ha fatto tac, praticamente è andato a sovrapporsi a quello che rimane, poi si tagliano praticamente e non c'è problema, non le due estremità, così. non serve tirare perché poi si va a bruciare. Quindi adesso rifai il parlato, e faccio la stessa cosa, mi inserisco dentro. Si può fare sia facendo i due mezzi colli a camminare che passando all'interno dell'occhiello. L'importante è sempre ottenere questo parlato. Vieni Simo. Simo, vieni, prendi. Chiudili. Si bagna sempre. Si può usare anche della vasellina, del sapone, acqua e sapone. Io preferisco con la saliva perché è sempre disponibile, non c'è problema. Quindi è un parlato, il nodo è il parlato. Sì, sì, sì. L'asola è fatta in Dyneema, quell'asoletta lì. Sì, in Dyneema, che può essere con la calza colorata, se è in poliestere o nylon, quindi il Dyneema è solo all'interno. O se no, se il Dyneema è puro, il Dyneema puro è solo bianco. Tieni Simo. Questo è il primo collo.
Ok. E poi ne fai uno inverso. Un inverso. Andiamo a tagliare e poi andremo a bruciare le estremità. Bisogna bagnare l'elastico, quello a monte, quello che ci interessa. Ecco, la lunghezza di quest'asola quanto io deve io faccio essere? Medio corte, perché è inutile stare a tagliare l'elastico e poi a fare lunghe queste qua. Conviene fare l'elastico giusto, tagliare queste nel modo giusto, cioè farle più corte possibili, tanto che ci sia il nodo e ci sia tanto spazio così per poter fare poi la legatura. Quindi hai preparato l'altra asola? Sì. Per il secondo elastico. Quello lo incidi perché se non ce la fai a tagliarlo con le forbici. Perché praticamente questo essendo sempre è dainema spinato, a parte quello nero che è nylon semplicissimo. Lo devi bruciare o non è necessario? Devo bruciare. Adesso andiamo dentro, tanto facciamo la bruciatura. Andiamo a fare le palline. Ok, ci siamo creati le due asoline. Bruciamo l'elastico, bruciamo il nylon della legatura. Adesso introduci esatto. L'asolina bagnando sempre il qui con un fai con quello o lo puoi fare con è meglio l'altro perché questo qua è fatto apposta ma ci vuole una sagola un po' più robusta. Un po' più robusta, sì. Qui è la parte più difficile forse. Sì, io preferisco non inserire dentro palline di ottone e terminali diciamo rivettati, ma fare semplicemente il nodo. Prima di tutto elimino del peso, secondo c'è sempre la possibilità che faccia un pochino di fiore. Quindi con un'ossidazione interna l'elastico a volte ha una vita inferiore e così non ho parti rigide all'interno, ho solo un nodo, semplicemente un nodo. Così sporge il giusto, andiamo a fare la seconda operazione nell'altro. Andiamo a fare come prima due colli. Avevi detto il diametro del... Ma il nylon solitamente si può fare dal 140 al 100, grosso modo come dimensioni. Né troppo grande perché sennò allora rimane troppo rigido, né troppo sottile che sennò rischia di tagliare l'elastico. Andiamo a renderlo un pochino più idrodinamico e per non avere problemi in fase di caricamento solitamente vado a renderlo un pochino a tronco di cono, a toglierci... Svasarlo un attimo, semplicemente così c'è chi lo fa col coltello, chi lo fa col cutter. Andremo a crearci uno spezzone. Questo è sempre dainema? Questo è dainema puro. Questo è un dainema da 2,5, 3 mm. E adesso Beppe andrà farmi solo le palline, praticamente bruci 3 secondi da una parte e 3 secondi dall'altra utilizzando uno spezzone di dainema che precedentemente avevamo bruciato sulle estremità ancora e praticamente inseriamo all'interno delle asole che abbiamo realizzato poc'anzi, andremo a fare semplicemente un nodo bandiera, facciamo uscire l'estremità e andremo a stringere il nostro nodo bandiera. Stessa cosa, andremo a procedere dal lato opposto con l'estremità dell'elastico, ripasseremo dentro, tireremo fuori la capocchia e andremo. La cosa bella è che adesso solo esclusivamente tirando andranno a stringersi e a camminare gli elastici e questo sarà il nostro nodo bandiera finale. Ora non si mollerà più. E se tu rompi il dainema allora, perché per usura è fatto apposta perché tu te ne porti io andrò solo esclusivamente a eliminare questo, avrò i miei spezzoni di riserva e puoi farli in mare chiaramente, quindi potrò farli in mare. Logicamente cosa conviene fare prima di una pescata? Se vedo che il mio pezzettino è usurato lo andrò già a cambiare. Perché? Perché eviterò con guanti, con i denti, col portapesci di stare 5-10 minuti, se i nodi sono molto stretti
a toglierlo. È meglio farlo a bordo, meglio farlo a terra, in tranquillità, senza nessun problema. Stessa cosa andrò a fare per l'altro elastico. In questo modo puoi anche regolare l'eventuale lunghezza, se fosse l'elastico al limite delle tue possibilità di carica, lo fai un pochino più lungo. Lo faccio un pochino più lungo, oppure decido, avendo tranquillamente dell'elastico al metro, di farmelo leggermente più lungo. Via. Adesso questo, rispetto a questo, è ancora da, diciamo, tornire. Andrò a tagliare. Anche se voi vedete, questo è praticamente già tagliuzzato, è già usato. In questo modo io lo rigenero, tagliandolo ne ho ancora, praticamente avrò dell'elastico come se fosse nuovo. Sì, perché quello era il punto dove... È il punto di maggiore usura, praticamente dove si va a imboccolare. Stessa cosa vado a fare di qua. Praticamente crei l'ogiva. Sì, sì, lo faccio un po' più idrodinamico. E quando andrò a caricare il mio elastico rimarrà bello, diciamo, uniforme e il più attaccato possibile all'asta, senza creare ulteriori attriti. Stessa cosa andrò a operare di qua, mi farò il mio, praticamente il mio nodo bandiera. Quindi i nodi da fare sono semplicissimo nodo bandiera, sì. Questo è un nodo bandiera, ma il primo, quello per inserire la sodina dentro, è un nodo doppio. Sì, è un doppio e basta, è un cappietto semplicissimo. Semplice. Poi fai un parlato e due doppi colli invertiti. Sì, due mezzi colli, per chiudere, due mezzi colli invertiti uno al contrario dell'altro. Per non far serve per non far camminare in questo caso il nylon o la sagola, usassimo la sagola per fare il nodo. Questi praticamente, facendo la bruciatura piatta delle palline, camminano fino a un certo punto. Adesso io vado a far camminare la sagola fino al nodo e io ho finito. Il mio doppio è pronto. Cambio spesso colore perché uno magari in facilità, abbinando il colore alla prima o seconda attacca, sa che questo magari è quello da caricare prima, questo dopo. Allora uno, solo vedendo il colore, l'arancione prima e il bianco dopo, viceversa. Basta. Fatto. Cosa fai lì? Gli metto la scorta. Ah, la lasci lì proprio? La riserva, sì, sì. Già a bordo. Uno ce l'ha sempre dietro praticamente poi. Adesso Giuse devi prendere solo pesce.